acqua nella passata. Come? Nella sì. Laggiù. Cioè le metto a bagno con tanta acqua. Poi le passi. Tipo minestra. Sì. Poi le passo e viene una salsa che faccio quando liquida. Molto liquida. E poi deve concentrare. Quando è concentrato giusta metto le zucchero. Siamo all'inizio del Sente d'Arto, uno dei primi proposti dal comune di Bossolasco e organizzato grazie alla collaborazione con Daniele Cazzato che abita proprio qui alle spalle. È un giro di un'oretta nel bosco dove si possono vedere delle installazioni artistiche permanenti. Allora, l'importante è seguire le orme dei segnali del sentiero e questa è una di quelle. È un piedone che invita il viandante ad andare, fatto con la vitalba, che sono queste liane che si intravedono un po' dappertutto. Ah, premetto subito che qua nelle Langhe popoli del Neolitico non se ne sono praticamente mai visti, foreste estesissime, lupi, però gli attuali abitanti hanno voluto fare questa installazione che però è fatta con la pietra di Langa. La pietra di Langa è una pietra meravigliosa. Dovrebbe esserci il capriolo, questa qua diciamo fatta con gli zoccoletti, e poi queste impronte a manina con le unghiette, potrebbe essere il tasso, che è un simpatico animale che vive da queste parti, che ogni tanto si incontra anche per strada. Sì, infatti questo scende deciso, questo va in piano. Di qua. Ho capito. Da albere o albere. Beh. E poi qui si guarda e si risale. Ho capito. Le raccolgo maturissime quando sono molli, quindi ho preso la gelata, poi le metto a bagno in tanta acqua sulla stufa legna in modo che non vanno neanche quasi in ebollizione, stanno lì, si sciolgono, si sfanno, quando si sono sfatte le passo con passatura. Così erano. Qui eravamo, quando io ero giovane eravamo una sessantina qua. Andavamo a scuola 6 o 7 bambini nella neve così. Forse adesso muoiono tutti. Noi eravamo contenti, più c'era neve più eravamo contenti. Era divertente. Si divertiva. Ma ci mancava mica niente, no, a nessuno. Qui avevo tutto un po' di te, si faceva il grano. E poi c'era si viveva con le pecore. Tutta la famiglia aveva 5-6 pecore. E la mia mamma faceva il formaggio, no? E lo portava al mercato al martedì a Doliane. Prendeva 2 soldi, comprava qualcosa per i bambini. E mai mancato niente. E qui si abbassava il maiale d'inverno, ci faceva i salami per tutto l'anno. E era bello quello. Un cammino e la convivio. Si cammina per avere l'occasione.